Bentornato guerriero, finalmente sta per arrivare la Season 1 di Cold War e con essa sta per arrivare anche l'introduzione di tutte le armi di Cold War su Warzone. Oggi andremo a vedere un nuovo shotgun che si sta facendo largo prepotentemente nel meta di Verdansk a fine della Season 6. Questo shotgun è il VLK Rogue. Questo shotgun è devastante, ragazzi. Con le Dragon Breath Round, cioè i proiettili incendiari, ti distrugge a corto raggio. È un'arma veramente che non vuoi mai incontrare. Prima di andarla a vedere, però, e di andare a vedere tutte le caratteristiche di questo shotgun, vi ringrazio per aver fatto l'iscrizione al canale YouTube e ringrazio anche tutti quanti quelli che sono venuti a trovarmi sulla piattaforma Viola, dove inaspettatamente mi avete fatto anche la sub, quindi grazie a tutti quanti ragazzi che siete passati a trovarmi, vi aspetto sul mio canale Twitch, twitch.tv/bitlocker, per poter cazzeggiare insieme. Andiamo avanti con questo episodio, andiamo a vedere quest'arma sbroccatissima che è rimasta nascosta fino ad oggi, il VLK Rogue, bam, eccolo qua, in questa configurazione con choke, barrel, cioè la canna, Warlord 16 pollici, il laser tattico da 5 mW, no stock e le Dragon Breath Round che si vanno a sbloccare facendo su 3 match differenti, 3 kill a distanza, quindi fare 3 long shot. Queste munizioni non sono facilissime da sbloccare, ragazzi, ve lo dico, se non avete il multiplayer sarà un palo in culo sbloccare queste munizioni, però merita, se siete dei fan dello shotgun e volete fare irruzione dentro qualsiasi stanza lanciando fiammate, questa è la build che fa per voi. Ok, qui da qualche parte vi apparirà una schermata dove si vede il danno provocato da tutti gli shotgun che sono disponibili attualmente su Warzone. Come potete vedere, il VLK Rogue ha un danno fisso di 208 come danno base alla testa, al petto, allo stomaco e agli arti. Ha un tempo di puntamento di 241 millisecondi, che è il più veloce tempo di puntamento nel caso in cui vogliate puntare, e quindi ha un raggio di 3,4 metri. Quindi ovviamente dovete essere molto vicini al vostro obiettivo per scioglierlo, però ragazzi, io non ho mai visto nessuno usare uno shotgun alla distanza, quindi pushate e sfondate. Questo è in questo momento lo shotgun divertente e veloce, perché in questa configurazione, come la vedete, correte come degli assassini su per le scale o dentro a una stanza. Quindi provatela, vi faccio vedere qualche azione con e senza build, quindi è letale questo VLK anche quando atterrate, quindi quando ve lo trovate al primo landing, prendetelo senza ombra di dubbio, perché nei fight ravvicinati spacca. Ok, la build ideale che ho montato per questa occasione è Grau, dove ovviamente l'ho sistemato con il Monolithic Suppressor, la canna da 26.4 Archangel, il comando foregrip, le munizioni da 60 e l'XRK Void 2 come impugnatura. In questo modo siete veloci, il mirino, l'iron sight di questa canna del 26.4 non ve la dico neanche, che tanto sapete già che è perfetta, sul medio raggio, sul medio e corto raggio fa il suo lavoro e fa veramente dei danni assurdi anche se è stata nerfata. E invece ovviamente abbiamo già visto la configurazione del VLK, quindi choke, warlord, laser da 5 mW, il no stock e il Dragon Breath Round. In questo modo siete velocissimi e potete fare irruzione dappertutto. Ovviamente i perk EOD per evitare danno fuoco e esplosivo, overkill per montare le due armi, amped per switchare da un'arma all'altra, Sentex oppure la termite, Herbit Sensor per individuare il nemico che ti si nasconde dentro al cesso o dentro allo sgabuzzino. Quindi questa configurazione qui fa veramente i buchi. Ragazzi, provatela, fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi aspetto sul canale Twitch, lasciatemi un like anche lì, venite a trovarmi, vi aspetto veramente. Per il momento questo è tutto, keep fighting, alla prossima!